Ciao cari, quest'oggi vorrei fare un video un pochettino diverso dal solito, cioè vorrei, anziché fare una trattazione su un argomento di qualche tipo che poi lascio spazio a dei commenti, vorrei semplicemente lanciare un sasso e fare sì che la parte più interessante del video non sia il video in sé, ma appunto la sezione commenti, cioè vedere un pochettino come la pensate voi su un certo argomento che è il titolo di questo video, cioè questo enorme hype che c'è sul climate change, sul global warming, da un paio di settimane a questa parte. Io sono stato investito da questo hype mentre ero in India e aprendo così Facebook, YouTube, un po' così alla veloce in albergo, mi sono trovato una valanga di suggerimenti, video consigliati, eccetera, eccetera, che ruotavano intorno a questa grossa marcia di protesta per il cambiamento climatico, per le energie rinnovabili che è stata fatta 2 settimane fa più o meno. Di lì sono venuto a conoscenza della storia di questa ragazzina svedese di 15 anni che appunto da agosto dell'anno scorso ogni venerdì si è messa nelle sedi governative del suo paese a protestare perché in qualche modo il governo prendesse iniziative per contrastare il cambiamento climatico. Non se l'è considerata nessuno per diverso tempo fin quando non ha avuto l'occasione di parlare a un summit di politici, se non ricordo male, in Polonia, tenendo un discorso nel quale sostanzialmente li ha presi a pesci in faccia come mai si era visto prima. You are not mature enough to tell it like it is. Even that burden you leave to us children. Generando una reazione che potremmo paragonare a quella di Fantozzi quando dice che la corazzata Potionkin è una cagata pazzesca! 92 minuti di applausi, eccetera, eccetera. Ecco, Greta, come Fantozzi in quel film, ha semplicemente detto quello che tutti pensano, ma che quasi nessuno ha avuto occasione o possibilità di dire, cioè che la classe politica attuale è assolutamente inetta nella gestione non solo dei problemi di un singolo paese, ma figuriamoci di quelli di portata globale, come dovrebbe essere appunto non tanto il climate change quanto la conversione di un modello sviluppo per contrastare il climate change. Questo, intendiamoci, non è un argomento che ha scoperto questa ragazzina l'estate scorsa, se ne parla dalla fine degli anni 70 di climate change, non lo scopriamo certo adesso, cioè la teoria secondo cui l'immissione continua nell'atmosfera di quantità abnorme di anidride carbonica aumenterebbe l'effetto serra e quindi il trattenimento sul pianeta di radiazioni infrarosse che porterebbero a livello globale a un aumento della temperatura di circa un grado e mezzo, che sarebbe la causa di tutti i grossi sconvolgimenti climatici che vediamo di recente, quindi scioglimento glaciale, siccità prolungate, temporali, uragani, tempeste più violente e più frequente, estinzioni di massa, eccetera, eccetera, eccetera. Su questo argomento il mondo scientifico è abbastanza unanimemente d'accordo sul fatto che sia una cosa reale, che i dati scientifici siano veri, cioè che effettivamente l'attività umana sta creando uno sconvolgimento del clima. Tuttavia c'è anche una buona quota di cosiddetti negazionisti, se vogliamo chiamarli così, che ritengono semplicemente che il riscaldamento e il raffreddamento del pianeta facciano parte di un'attività ciclica su cui l'uomo non può avere alcuna influenza perché è troppo complicata e assolutamente non riducibile alla semplice immissione in atmosfera di anidride carbonica. Io personalmente l'argomento del global warming lo seguo da circa 15 anni, da quando uscì il primo documentario di Al Gore, che è una verità scomoda, no? An Unconvenient Truth, non so se l'avete visto. Erano i primi anni 2000, poi di lì in avanti ci sono state tutta una serie di altre iniziative fino ad arrivare al famosissimo documentario di Leonardo DiCaprio col National Geographic che si chiama Before the Flood, se non l'avete visto lo trovate su Netflix, e al seguito del documentario di Al Gore, quindi Una verità scomoda 2, entrambi i documentari che sono usciti in concomitanza della conferenza di Parigi del 2015 o 2016, non mi ricordo, dove tutti quanti i leader del mondo si sono incontrati per fissare degli obiettivi comuni e condivisi circa la riduzione delle emissioni, la conversione di un modello di sviluppo, diciamo per aggiornare quello che una volta era il famosissimo protocollo di Kyoto, ma che a un certo punto si rivelò essere inadeguato per la situazione. Ecco, fino a quel momento non è che se ne parlasse più di tanto perché erano tutti abbastanza d'accordo sul fatto che sì, dobbiamo tutti quanti ridurre le emissioni, finché poi non è arrivato Trump, che ha cancellato l'adesione degli Stati Uniti a questo accordo, facendo tornare alla ribalta il problema del riscaldamento globale e ultimamente, in queste ultime 2 settimane, per via dell'azione determinata e costante di questa bambina di nome Greta. Ora, naturalmente vi sarà facile immaginare che in un contesto così polarizzato, cioè grossa comunità scientifica che dice una cosa, negazionisti che ne dicono un'altra, quando si crea un volume di attenzione di questo tipo come nelle ultime 2 settimane, per carità ragazzi, io ho letto delle cose che voi umani non potreste neanche immaginare, cioè ho visto naturalmente una grossa componente di voci eroiche, tutti con Greta, Greta sei tutti noi, e dall'altra parte una serie di insulti a sta povera bambina del tipo
ma torna a scuola, razza di ignorante, oppure alcuni che la insultavano perché era malata, cioè addirittura arrivare a offenderla perché aveva la sindrome di Asperger o cose di questo tipo. Insomma, una serie di cose veramente poco edificanti e soprattutto il resuscitare della solita vecchia questione. Cioè, da una parte gli attivisti che dicono dobbiamo assolutamente salvare il pianeta, se guardate i video che arrivano da quella, dalla marcia di 2 settimane fa, molti dicevano dobbiamo salvare il pianeta, eccetera, eccetera. Naturalmente i negazionisti dicono il pianeta non ha alcun bisogno di essere salvato perché si salverà da solo, non abbiamo tutta questa influenza, eccetera, eccetera. Come vi dicevo, io questo dibattito sul climate change lo seguo da diversi anni, appunto dei primi documentari di Al Gore, e da circa un anno a questa parte sto lavorando a un grosso progetto di cui vi parlerò nei prossimi 2 mesi e che verosimilmente finirà per essere avvantaggiato da questo enorme hype che si sta creando, perché appunto il tema di questo progetto sarà proprio il riscaldamento globale e soprattutto la conversione alle energie rinnovabili, diciamo, ma non vi dico niente per ora, ne parleremo più avanti in maniera molto diffusa. Ci sarebbe molto da dire su questo argomento, ma io in questo momento vorrei che foste voi a darmi la vostra opinione su questa enorme moda di queste ultime 2 settimane del climate change, darmi la vostra opinione su cosa ne pensate, su da che parte siete schierati, siete con gli scienziati che dicono che effettivamente le emissioni di CO2 sono la causa degli stravolgimenti climatici, oppure siete dalla parte dei negazionisti che sostengono che sia semplicemente un fenomeno naturale e che stiano accadendo cose assolutamente indipendenti dall'intervento umano? Io, prima di lasciarvi discutere, vorrei dare uno spunto di riflessione, cioè indipendentemente dal fatto che le emissioni di CO2 siano realmente la causa di questi sconvolgimenti climatici, no? Cosa che in fondo io personalmente non posso sapere con assoluta certezza perché non è il mio campo, non è il mio campo di studi, non ho una formazione scientifica così precisa su quell'argomento lì. Dicevo, voi davvero pensate che la conversione alle energie rinnovabili, quindi lo sviluppo dell'elettrico, del fotovoltaico, dell'eolico, di tutte le fonti di energia rinnovabili, siano una cosa da perseguire solamente in relazione ai cambiamenti climatici, oppure pensate che sia una cosa che deve essere fatta a prescindere? Cioè, davvero vogliamo continuare a insistere su un modello di sviluppo che per sua definizione non è in alcun modo sostenibile nel lungo periodo, perché presto o tardi il petrolio finirà, banalmente, e finiremo per andarlo a cercare in maniera sempre più pericolosa? Penso al fenomeno del fracking, penso alle petroliere che vengono messe nei punti più disparati dell'oceano e che vanno a trivellare in condizioni non troppo sicure, con il rischio che possono capitare delle vere e proprie catastrofi ecologiche come quella accaduta nel Golfo del Messico nel 2011, se non ricordo male, no? Davvero non vogliamo fare nulla per l'aria che respiriamo nelle nostre città? O per le sostanze che vengono raccattate dalla pioggia quando cadono a terra? Quindi il problema delle piogge acide e tutte queste altre cose brutte? Non pensate che questa moda delle ultime 2 settimane del climate change possa essere in qualche modo strumentalizzata non necessariamente a fin di bene? Oppure al contrario pensate che sia una cosa assolutamente positiva che se ne parli in maniera così diffusa, finalmente era ora dopo tanti anni di silenzio? Ecco, premesso che io, devo essere sincero, alle volte sono un pochettino confuso su dove collocarmi in mezzo a tutti questi bombardamenti che arrivano dall'esterno su questo argomento, ma di una cosa sono abbastanza convinto, cioè ho viaggiato parecchio per il mondo, ho visto diverse città inquinatissime, ho visto Pechino nei giorni di peggior inquinamento, di recente appunto ero a Delhi, come vi dicevo prima, quando ho visto questa notizia ero a Delhi e fuori dalla finestra del mio albergo c'era una cappa di smog che, vi giuro, si poteva prendere con le mani, ci potevi fare le palline di pongo di smog da quanto ce n'era. Non possiamo andare avanti così, dobbiamo necessariamente cambiare qualcosa, cioè dobbiamo necessariamente trovare delle fonti di energia più pulite, più sostenibili, ma non tanto per salvare il pianeta, perché da questo punto di vista hanno ragione i negazionisti, cioè il pianeta non ha bisogno di essere salvato. Non sarà questo innalzamento di 1-2 gradi a far sì che il pianeta imploda, semplicemente cambieranno delle cose in maniera anche molto traumatica, ma il pianeta continuerà ad esistere. Il punto è la nostra sopravvivenza, è la sopravvivenza in maniera armoniosa anche con le altre specie viventi. Ed è un problema questo che tocca tanti argomenti, cioè tocca i combustibili fossili, tocca le materie plastiche, tocca la deforestazione, tocca le abitudini alimentari, tocca le abitudini di vita, tocca i servizi che utilizziamo, tocca tantissime cose. E, come dice gran parte del mondo scientifico, probabilmente tocca anche il clima. Ma se anche vogliamo stare dalla parte dei negazionisti e togliere quest'ultimo tassello, quello che c'è prima mi sembra abbondantemente sufficiente a far sì che ci diamo una mossa a cambiare qualcosa, è vero o no? E se poi venisse fuori che gli scienziati, guarda caso, avevano ragione e che quindi anche i cambiamenti climatici sono dovuti a questo, come la mettiamo? Cioè, come andremo a spiegare
spiegare ai nostri figli che una bambina di 15 anni svedese era più scolarizzata, era più sul pezzo di tutta un'intera classe politica globale? Come reagiremmo noi di fronte a un ipotetico innalzamento del livello dei mari che sta già accadendo, perché a Miami, in Florida, stanno già facendo dei lavori per mettere le strade più in alto per contrastare questo fenomeno, quindi è una cosa reale, ragazzi? Come reagiremmo alle enormi conseguenze di questo? Come reagiremmo al fatto che tutta la popolazione, che ne so, delle Maldive o dei paesi che stanno sulle coste si sposterà in massa verso zone più sicure dove non verranno inondati d'acqua? Guardate solamente oggi in Italia, giusto per stare sempre sull'attualità, che casino c'è intorno al problema della migrazione, che diciamo è di dimensioni molto contenute rispetto a quella che ci potrebbe essere come conseguenza di questo fenomeno di cui stiamo parlando. Ecco, insomma, questi sono tutti gli argomenti su cui vorrei che mi deste una vostra opinione, magari anche solo su uno di questi, o magari se avete qualche fonte, qualche argomento interessante, qualche studio, qualche video, qualche ricerca, non lo so. Condividiamo questa cosa, diamo un senso a questa community, no? Che è sempre bello fare le cose insieme, e facciamoci tutti quanti una cultura su un argomento che oggi è di moda, magari tra 3 settimane non ne parlerà più nessuno, ma i problemi che sono stati portati alla luce dell'attenzione pubblica con questa marcia di 2 settimane fa, che esistono da 40 anni, continueranno comunque a esistere anche quando questo hype sarà passato. E sarebbe naturalmente bello che noi ci prestassimo attenzione, indipendentemente dall'hype. Torneremo comunque a parlare di questo argomento più avanti, aspetto le vostre opinioni e ci vediamo alla prossima. Ciao.